Ti parlerò d'amor e sfoglierò una rosa sulla tua bocca ansiosa che non conosco ancora. Ti parlerò d'amor con voce sospirosa. Non c'è più dolce cosa per far felice il cuore. Dammi i tuoi folli baci, stringiti forte a me. Chiudi i tuoi begli occhi, amore, taci, voglio sognare con te. Ti parlerò d'amore e sfoglierò una rosa. Non c'è più dolce cosa per far felice il cuore. Scrivo il tuo nome su tutte le rose che colgo per te. Sai tu perché? Perché il tuo nome vuol dire dolcezza, speranza per me. Solo per me. Ti parlerò. Sulla tua bocca ansiosa che non conosco ancora. Ti parlerò d'amore con voce sospirosa. Non c'è più dolce cosa per far felice il cuore. E dammi i tuoi folli baci, stringiti forte a me. Chiudi i tuoi begli occhi, amore, taci, voglio sognare con te. Stringiti forte a me, chiudi i tuoi begli occhi, amore, taci, voglio sognare con te. Ti parlerò d'amore e sfoglierò una rosa sulla tua bocca ansiosa che non conosco ancora. Ti parlerò per far felice il cuore. Andrea, cara Andrea, con la musica nei borghi, benvenuta a Colonnella, benvenuti a tutti voi qui su Rete 8 e benvenuti a Calici di Stelle, perché sarà una serata particolare, caro Lorenzo. Tu hai già esplorato un po' di questo meraviglioso borgo che poi in tanti abbiamo amato, apprezzato e riscopriamo ogni volta che si viene poi in visita. Questa è un'occasione veramente speciale. Sì, è speciale, poi tra l'altro nei giorni passati siamo venuti un po' a sistemare il tutto perché la location meritava
tanta fatica, tanto lavoro, e poi lo spettacolo è assicurato da questo impianto di illuminazione, ma non solo, ma anche da quello che ci regala il comune di Colonnella, che davvero ha messo a disposizione questa favolosa scalinata per questo evento fantastico. E poi lei con questa voce e i suoi compagni di viaggio creano un'atmosfera particolare. Esatto, questo è un progetto, Andrea, particolarissimo. Tra poco vengo lì da te, io tra pochissimo, ma intanto volevo ringraziare con un applauso dei presenti i tuoi compagni di viaggio, musicisti splendidi che ci fanno fare un tuffo nel tempo musicale, ma non solo, perché Lorenzo ha parlato della gradinata, in tanti la amano, ma diventa poi una passerella involontaria, spesso volontaria, perché da qui vedi un po' tutto, controlli un po' tutto, ti piace controllare quello che succede, il perché succede, ma poi quando si condivide con una sostanza particolare, antica, amata dall'antichità come il vino, e non soltanto il vino, beh, allora la festa parte da sola. Meteo fantastico, il borgo va esplorato tutto perché in ogni angolo c'è qualcosa di meraviglioso e tu poi ci racconterai qualcos'altro, ma cosa ti aspetti da questa serata? Guarda, io mi aspetto innanzitutto che la gente che ancora non conosce Colonnella abbia la possibilità di visitare tramite questa favolosa scalinata tutto il centro storico, e non solo, c'è da pedalare, anche un po' di attività fisica, perché poi all'alto del paese c'è un osservatorio creato proprio da noi per consentire a tutti, visto che il periodo, domani poi tra l'altro è San Lorenzo, quindi perfetto, io andrò domani sera personalmente a festeggiare e a contare le stelle, sperando di vedere qualche frammento di luce scendere e poi esprimere un desiderio particolare. Quello lo faremo in tanti, poi con gli occhi puntati al cielo. Questa sera molta gente è già arrivata, tanti altri stanno arrivando, perché con il fresco è più semplice visitare questi borghi, più piacevole sicuramente. Qui si può cenare, si può esplorare, si può imparare la storia di questo territorio e conoscere meglio le cantine, ma di questo magari parleremo strada facendo. Io adesso vorrei conoscere insieme a te Andrea e il suo gruppo. Andrea, avvicinati tu a noi. Vieni qui Andrea, che io ho avuto l'occasione di conoscere alla tappa dell'Aquila, all'interno del centro commerciale L'Aquilone. Insomma, atmosfera unica, diversa dal centro commerciale, l'avevamo detto, molto molto particolare. Qui c'è veramente il borgo ed è proprio questo il senso del mio spettacolo, Melodie nei borghi, portare le canzoni del passato, quei brani indimenticabili che rappresentano un patrimonio culturale da preservare in luoghi che sono anch'essi un patrimonio importante, artistico, culturale. Quindi questo matrimonio questa sera veramente ha avuto il suo compimento, e poi faremo anche tanti altri borghi del mio tour che poi in suo modo vi dirò. Ci racconterà nel corso della serata. Bella la fusione che avete scelto tra queste canzoni di qualche decennio fa, a volte anche di un secolo fa. Assolutamente sì. Che magari uno pensa nel paesino, nel borgo, giusto un nonno particolarmente anziano, una vecchia zia nostalgica conoscono, e invece no, perché grazie a tanti artisti appassionati nel tempo sono diventate immortali queste canzoni, e quindi anche i bambini, i ragazzini le possono apprezzare. Lui le sa tutte. Hai capito perfettamente l'anima di questo spettacolo, è proprio questo il nostro intento, non farle dimenticare queste canzoni che invece sono la nostra cultura, la nostra storia, la nostra identità, nei luoghi che rappresentano anch'essi la nostra identità. Allora vi chiediamo non un bis, anche un tris e qualcosa di più. Ok. Siete pronti? Sì. Il prossimo brano, se volete lo presento perché è molto simpatico e piace tanto ai bambini, ci parla di un animaletto simpatico, il pinguino, che però si è innamorato, è stata scritta nel 1940. Tuffo all'indietro nel tempo. Molto, molto indietro nel tempo. Poi ci presenteranno anche i musicisti, buon divertimento, noi li ascoltiamo, e se qualcuno vuol ballare sulla gradinata, ma anche su tutte le piazzettine gradinose. Allora, io un goccino di vino lo assaggio perché merita, e poi ti invito a ballare. Ah, prima ti devi sciogliere. Andrea, sì, pensaci dovrei far tu. Sciogliere te, però sarà difficile. Vabbè. Vediamo se ci riesco. Sono una se rocca forte. Guarda, guarda, guarda il bel pinguino innamorato, col
Il prossimo brano invece ci porta ancora indietro nel tempo, come diceva Maria Rita, le canzoni del passato. E in effetti il prossimo brano ha veramente quasi un secolo. Fu scritto nel 1918. Ci racconta di un amore che era finito, ma i due innamorati di una volta si rincontrano per caso in un portone dove si ripararono dalla pioggia. E quindi lì ritornò quel sentimento così antico a farsi sentire. Il titolo è Come pioveva, 1918. C'eravamo tanto amati, per un anno forse più. C'eravamo poi lasciati, non ricordo come fu. Ma una sera ci incontrammo per fatal combinazione, quando insieme riparammo dalla pioggia in un portone. Elegante nel suo velo, col suo bianco cappellino, dolci gli occhi suoi di cielo, sempre mesto il suo visino. Come stai? Le chiesi un tratto. Bene, grazie, disse tu. Non c'è male, poi distratto. Guarda che acqua viene giù. Che mi importa se mi bagno? Tanto a casa devo andare. Ho l'ombrello, t'accompagno. Grazie, non ti disturbare. Passa in tempo una vettura. Io la chiamo, lei fa no. Dico e via, senza paura. Noi montiamo e lei. Siamo in compagnia di Adriano Lolli, ovviamente una manifestazione denominata Calici di Stelle, non poteva mancare un esperto di stelle. Mi hanno invitato e sono venuto in questo stupendo posto, non ero mai salito qui su questa collina. Certo, siamo un po' disturbati da alcune lampadine, però questa sera ho fatto già vedere diverse persone Saturno e si vede in una maniera incredibile, perché oggi è una buona giornata. Non sempre l'aria è ben ferma da permettere la visione di Saturno. C'è anche la possibilità di vedere più da vicino la Luna? Sì, certo, tra un'altra oretta, adesso sta sorgendo, tra un'altra oretta si potrà osservare la Luna, quindi adesso aspettiamo che finiscono sotto i festeggiamenti, dopo quando arriva la folla facciamo vedere questi due astri e ci saranno altri astri tipo le stelle doppie, stelle rosse, stelle giganti, altri corpi celesti interessanti da vedere. Naturalmente se il posto era più buio si poteva vedere molto di più.
Negli ultimi anni sono cresciuti moltissimi gli appassionati dell'universo delle stelle in particolare. Lei è un esperto anche di lenti, appunto, comunque è nata da qui la sua passione. Beh, la mia passione è nata da quando ero bambino, circa 10 anni. Lì non c'era la possibilità di avere strumenti, perché io sono nato da famiglia povera, mio padre è stato un emigrante. E quando ho avuto la possibilità mi sono costruito il primo telescopio, e da allora è nata una passione e un lavoro. Facciamo un invito a partecipare, a venire qui a vedere le stelle più da vicino. Siete benvenuti, potete venire qui a vedere le stelle, vedere Saturno principalmente, che sta in buona posizione, e qualche altro astro, e dopo vi spiegherò alcune costellazioni e possiamo godere del cielo, perché in effetti oggi il cielo può dare la via per il futuro dell'uomo. Perché il futuro lo possiamo trovare solo tra le stelle. E poi noi comunque siamo una piccolissima galassia e c'è ancora tantissimo da scoprire. Beh, la galassia è abbastanza grande, la nostra, congiene oltre più di 100 miliardi di stelle, alcuni stimano anche 200 milioni, miliardi scusate, ma di galassie ce ne sono più, diversi miliardi, quindi lo spazio è infinito. Questa sera vi spiegherò, se avete tempo, alcune caratteristiche del nostro sistema solare e capire queste distanze immense che ci separano tra noi e le stelle. Grazie mille ad Adriano Lolli, vi ridò subito la linea. Grazie. E vi salutiamo in questa piccola prima parte di spettacolo con un brano scritto invece nel 1952, tutti noi li ricordiamo, Garinei e Giovannini insieme a Gorny Kramer. Non vi fidate mai di dare un bacio a mezzanotte, se c'è la luna vi innamorerete sicuramente. Un bacio a mezzanotte. A mezzanotte, se c'è la luna non ti fidar, perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Non ti fidar di stelle galeotte che invitano a volersi a
farò senza baciare, ma come farò a non farmi tentare? Luna, luna, tu non mi guardare, luna, luna, tu non curiosare, luna, luna, tu non farla sentinella. Ogni stella in cielo parla d'amore, ogni stella in cielo parla al mio cuore, ogni stella in cielo sarà la mia stella. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognar fantastica. Grande Andrea, però a questo punto grazie. Vedo che ci sono già i fan. Ho una richiesta in corso. Allora, mentre tu ascolti più tardi, il signore, più tardi. Perché tra una mezz'ora riprendete a suonare, ora c'è una cosa importante, mi perdoni, lei faccia la richiesta, ma Andrea adesso la devo tenere un minutino con noi. Vengo se lì permette. Da voi? No, 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 stai lì da tranquilla qui? Perché perfetto. Noi ci siamo messi comodi, stavamo infatti, godendoci l'atmosfera in mezzo alle persone. La scalinata di Wanda Osiris, vi siete bravi, poi ti faccio fare la scalinata, no, proprio no, no. Come Wanda Osiris. Ma noi amiamo stare in gradinata, vero Maria Rita? Come porta l'acqua al suo mulino a gradoni, ma ne parleremo anche ne di parleremo, questo. Sì, io sì. Prima di passare la linea a un'altra postazione, perché lui adesso rotolerà giù velocemente per una cosa importante, volevo chiederti di presentarci i tuoi musicisti. Come perché no? Nei borghi tu non vai da sola. Assolutamente no, sono in ottima compagnia. Al pianoforte Sandro Fortuna, al sax Christian Rantucci, questa sera ci guarda dall'alto a un'elevata postazione Giovanni D'Eramo al contrabbasso. I tuoi compagni di viaggio per la musica nei borghi, noi ci ritroviamo tra poco, tra pochissimo. Tu sei pronto invece a lavorare di gomito e polso? Sì, io guarda, sono pronto così, testo anche la scalinata e poi vado ad assaggiare anche un buon vino, così ti racconto un po' gli effetti, ma okay. Saranno sicuramente positivi. Ma se devo guidare no? Beh, poi ci fermiamo un attimino, ne beviamo un altro e poi torniamo a casa tranquilli. Jennifer ti aspetta, la nostra Jennifer Di Vincenzo. Vediamo come fai la gradinata, vai con passo scendo, felpato, guarda, a tratti felino. Scioltezza sembri unica, Maria Rita. Bandino Osiris, guarda. Posso anche accelerare, senza nessun no, tipo di No, non problema. Te lo auguro, vai con calma. Quando si va, bene, a tavola, perfetto. Si va sempre con calma. Adesso qui l'appetito mi è mangiando, perché Jennifer dove sei? Eccola qui Jennifer Di Vincenzo. Eccoti qui Lorenzo. Buonasera e benvenuta. Buonasera. Colonnella. Buonasera, una serata meravigliosa, veramente. Musica eccezionale, no? Non fantastica. So se il tuo chef un po' si è riscaldata con questa musica. Senz'altro sì, anche perché musica della mia età. Ah ecco, e allora a maggior ragione, certo. lo stimolo sta sì, arrivando. Sì, Jennifer, parola a te per questa nuova accattivante ricetta che ricordiamo ci sarà anche domani naturalmente con nuovi prodotti e nuove ricette. Allora, la ricetta di questa sera. È un ricordo della cucina di mia nonna. Bene, quindi qui abbiamo l'agnello che sta rosolando, mentre da quest'altra parte abbiamo cipolla e aglio, ok. Quindi, tanto aglio, proprio tanto. Tanto, è per quelle... Beh, sicuramente è una bella porzione. Sì, quelle non è una porzione, Ne sono di più. Perché cucinare una porzione diventa un po' un problema. Diciamo che forse Patrizia non si è abituata. No, io non... Sono abituata alle quantità, ma anche perché la porzione veramente non è che rende molto alla cottura e ci vuole la giusta quantità in una padella. Ecco, uno dei consigli che do alle signore che molto spesso mi chiedono il mio modo di lavorare è che la padella deve essere rapportata alla quantità di prodotto che si cuoce, perché se è troppo poco e la padella è troppo grande, la carne si asciuga,
se la carne è troppa e la padella è troppo piccola, è un macello, allora bisogna rapportare bene la quantità con... lei nel frattempo adesso provvede a tritare la... Lei è Virginia Cicchetti, è una mia collaboratrice da qualche mese. Una validissima assistente, davvero, Virginia. Sì, validissima. Patrizia, possiamo dire che la tua cucina è una fusion tra la cucina marchigiana e quella abruzzese? Qualcosa di marchigiano c'è, perché io sto in Abruzzo dal lontano 1969, però la mia nascita è marchigiana. Io sono nata in Offida, poi mi sono trasferita a San Benedetto fino alla fine delle scuole superiori e poi sono venuta a lavorare in Abruzzo. E ho sposato un abruzzese. È sposato anche la cucina abruzzese, quindi. Poi col tempo, per necessità, ho dovuto veramente studiare la cucina abruzzese, perché la cucina abruzzese e in particolar modo la cucina teramana è una fonte infinita di ricette, di prodotti, di conoscenze che io tuttora, dopo 24 anni, continuo ancora ad imparare, perché io non finisco mai, ogni volta scopro qualcosa di nuovo, magari leggendo, magari guardando, magari chiedendo. Io ho chiesto spessissimo alle clienti, specialmente quelle più anziane, se ci sono riuscita, perché non tutte ti dicono, ti tramandano la ricetta della famiglia, però ad alcune sono state così brave e mi hanno detto i segreti di alcune ricette specialmente antiche abruzzesi. Alcune no, devo dire. Però alcune, e io sono stata felicissima, perché certi particolari, non te li dà la persona che ha preparato quel piatto, non riuscirei mai a saperle, capito? E così io ho imparato veramente tanto chiedendo, e anche accettando le critiche che mi venivano dai clienti che mi volevano bene, perché dice: è inutile che tu continui a fare questo quando non è così. E io ho cambiato strada. Bene, Patrizia, allora mentre la nostra canna cuoce, io passo la parola a Lorenzo. Grazie Jennifer, io ho risalito tutta la scalinata perché ho un ospite qui con me, alla mia destra, l'assessore al turismo del comune di Colonnella, Mauro Capponi. Allora, assessore, è la prima serata, siamo in diretta, c'è tantissima gente, un po' invogliata perché la location naturalmente invita tantissimo, adesso i sapori anche di Chef in Cucina, la musica di Andrea con Melodie dei Borghi. Però voi avete lavorato tanto per garantire questo spettacolo, questa due giorni che naturalmente vuole far conoscere non solo Colonnella ma credo tutta l'Abruzzo, perché ci sono tanti turisti che sono saliti qui su a conoscere le nostre peculiarità. Eh sì, come diceva, c'è un lavoro dietro di tante ore e tanti mesi, tutta l'amministrazione è compatta su questa manifestazione. E niente, questo è il 22esimo anno, quindi è una manifestazione abbastanza longeva e ogni anno vediamo sempre che c'è sempre più gente, sempre più movimento. Cerchiamo, anche quest'anno abbiamo messo delle novità, quindi anche con la nostra paesana Patrizia Corradetti, lo chef che questa sera ci dedica il piatto. Quindi stiamo lavorando per promuovere i nostri prodotti tipici a livello enogastronomico, ma soprattutto il vino. Noi in Colonnella ha tre cantine, la cantina Colonnella, cantina Biagi, cantina Lepore, poi c'è un'altra cantina a cui noi teniamo tantissimo, che è Cornacchia, che Caterina vive nel nostro territorio, quindi la promuoviamo come le altre cantine.
cantine che poi naturalmente noi andremo a conoscere. E ci saranno sicuramente degli esperti che ci spiegheranno non solo la qualità del vino e come naturalmente viene prodotto, ma anche e soprattutto direi qualche domanda sugli abbinamenti classici che possono essere fatti con i piatti tipici abruzzesi. Lo diceva poc'anzi, tanto sforzo per questa manifestazione che sicuramente l'anno prossimo compirà 23 anni. Sì, sì. 23 anni, noi quest'anno abbiamo chiamato anche dei sommelier per darci una mano, un aiuto nella promozione del vino. E niente, quindi lavoreremo sempre sotto questa strada, lavoreremo per la promozione dei nostri prodotti e del nostro territorio. Quindi Colonnella, poi c'è questa scalinata che è bellissima, quindi è la nostra Trinità dei Monti. Sì, devo dire che nei giorni precedenti, durante la preparazione, l'allestimento è una gradinata favolosa e che quindi un po' tende a lenire anche la fatica, perché poi salire, scendere, insomma c'è un bel da fare, però davvero una location accattivante che a me piace tantissimo e devo dire che con questo gioco di luci e tutto il resto l'atmosfera è davvero bella. Vogliamo ringraziare qualcuno, assessore, qualche collaboratore che casomai spesso è dietro le quinte, non si vede, che però durante l'anno, durante questa manifestazione ci mette il cuore. Vabbè, ringraziamo il nostro sindaco che è sempre molto disponibile con noi, tutta l'amministrazione, tutta la giunta, l'associazione Liberamente che è sempre partecipe su tutti gli eventi e la Proloco di Colonnella. Perfetto, allora noi ringraziamo l'assessore al turismo del comune di Colonnella, Mauro Capponi, e ripassiamo la linea a Jennifer Di Vincenzo e allo chef per vedere un po' come procede il piatto, anche perché sono curioso e credo anche l'assessore, un bocconcino lo vogliamo assaggiare. Sì, sì, sicuramente. Buona serata a tutti. Grazie assessore. Linea a te Jennifer. Lorenzo, mi senti? Lorenzo? Sì, sì, io vi sento. Tu parlavi così bene di padelle, tocchi di carne, verdurine, giardiniere, ho preso il tuo posto, scusami. Jenny mi ospita? Assolutamente sì. Possiamo andare avanti con lo sviluppo, sì, della ricetta. Come ci siamo qui? Allora, ho trasferito l'agnello da, okay, da quella padella qui. Ho messo la base di cipolla e aglio, ho aggiunto l'agnello. Quindi abbiamo finito con l'agnello. Ho aggiunto un po' di vino e poi ho messo l'alloro, la, okay, salvia, la salvia, e il timo e una piccola odore di mentuccia. Mentuccia, wow. Buonissima mentuccia, poi rende freschi. È quello che secondo me dà il tocco. Volevo far notare che sono tutte erbette fresche, non sono quelle essiccate. Allora, io ho la fortuna di abitare in una il ristorante è collocato all'interno di un'azienda agricola di proprietà del ristorante. E quindi praticamente ci coltiviamo tutte le erbette in automatico. La mia passione, c'ho il giardino delle erbe dove cerco di coltivare, se venite vi fate una passeggiata, vedete di tutto di più per quello che riguarda. Mentre lei sta cucinando, vai in giardino, cogli le erbette e metti direttamente nella pietà. L'unico problema, sa qual è? Che devo stare attenta perché altrimenti esplodono gli odori delle erbe, quindi devo stare attenta a non metterne eccessivamente, ecco, perché quindi poi creo il problema contrario. Sa, sì, assolutamente, no. Allora, un conto è che io apro il frigorifero e prendo le erbe aromatiche dal frigorifero, è un conto che io esco di casa e lo vado a raccogliere, cioè io credo che buona parte della mia fortuna è abitare in quel posto, amare quel posto, e dove ho cercato di veramente ricercare ai tuoi piatti i profumi che c'erano e la ricerca non è stata facile perché ho dovuto imparare anche
a conoscere le erbe che non conoscevo, perché io ho fatto l'impiegata, quindi tutto questo non lo conoscevo. L'azienda agricola purtroppo non c'ero, cioè mia nonna veniva da un'azienda, cioè faceva la contadina, però io non avevo mai vissuto con mia nonna. Però mi sono ritrovata a questa azienda agricola di botto e ho dovuto imparare a capire che questo cosa è stato potevo... anche forse il punto che ti ha fatto conoscere, sì, direttamente i prodotti. E poi quando ho avuto bisogno di fare un altro lavoro, devo dire che l'azienda agricola è quella che mi ha aiutato, perché come... cioè, l'azienda agricola è il posto, la scenografia naturale, perché avere un ristorante in... con quella scenografia naturale mi dà veramente una forza in più, sì, perché io vedo che le persone arrivano tutte le volte che mi capita, che magari arrivano prima della cena, e vedo le persone arrivano e si piazzano davanti alla scenografia che offre quella, ma non è perché ci sto io, però devo dire che è veramente diciamo bellissimo. Che c'è praticamente un connubio perfetto tra, sì, il relax, il godere del panorama, sì, e vedere i gruppi i che fanno foto una dietro l'altra. Di questo bisogna essere orgogliosi. Sì, ma poi negli anni cioè all'inizio era veramente una cosa spartana, poi piano piano abbiamo cercato di migliorare l'ambientazione del ristorante, abbiamo fatto un giardino, abbiamo fatto la zona per i bambini, abbiamo piantato di tutto di più. Consideri che io ho un oliveto, un vigneto e una piccola parte di orto, non è grandissimo. Però è un piccolo giardino di erbe aromatiche. Possiamo dire che step by step, ecco, veramente goccia dopo goccia, farina proprio del vostro lavoro, del vostro amore, ma della vostra passione, sofferto, avete costruito tanto. Tutto questo è stato soffertissimo. Me lo stavi raccontando prima dietro le quinte. Ma anche perché inesperti completamente di che cosa era la vita di campagna. Beh, però ci sono stati i risultati, quindi insomma sì, tutto serve. Sì, devo dire che con gli anni le persone arrivano... un po' perché la cucina, cerco di fare una cucina del tutto. Patrizia, io qui do uno sguardo, odori, come io ci troviamo, ecco, vedo con che... la coda dell'occhio. Vi posso interrompere un attimino? No, tu no. Allora, guarda, io hai lasciato il posto, mi dispiace. No, no, ma vi do immediatamente la linea, ma un saluto dall'Olanda, perché ho fatto amicizia col signor Ben, che è qui alla mia destra, che mi chiedeva quando si potrà rivedere questa puntata, e io naturalmente ho dato tutti gli orari, ma un saluto da parte di Ben, che stava guardando la ricetta, sta venendo fame, immagino, vero? Grazie. Prima parlava di più, adesso col microfono ha detto solo grazie, ma vi assicuro che il signor Ben parla benissimo l'italiano. Linea a voi, il saluto qui dall'Olanda. Eccoci Lorenzo, eccoci. Lorenzo? Sì, sì, linea a voi, ho salutato il signor Ben. Tu forse più tardi, forse, potrai assaggiare qualcosa, perché Jenny, che è Jennifer, che è la padrona di casa di questo desk al lavoro insieme allo chef Patrizia Corradetti e alla sua assistente Virginia, decideranno chi assaggerà. Eh sì, vabbè, poi avremo anche il sommelier che ci praticamente abbinerà un vino con questo piatto, anzi due, essendo che il vino è il protagonista di questa serata. E diciamo pure che in questi ultimi anni il vino è diventato duttile, non soltanto un bianco per forza, un rosso per forza, ma si può giocare un po' di più. C'è più flessibilità, maggiore flessibilità anche in questo. Io vi lascio finire le preparazioni varie, perché comunque c'è da fare e non voglio distrarre la chef assolutamente. Io sono qui con il microfonino, ci mancherebbe. Sono degli artisti gli chef, ricordiamolo. Come ci troviamo? Dobbiamo aspettare che asciughi l'agnello e per aggiungere la giardiniera, okay, e fare insaporire il tutto. Quindi più o meno come tempi, come ci troviamo? Un quarto d'ora ci vorrà ancora. Quindi un quarto d'ora, abbiamo un quarto d'ora, sì, di tempo, ok, bene. Lorenzo, un quarto d'ora di tempo per consentire al tutto di essere poi amalgamato. Dove sei? Io sono in giro, ma voi siete lì vicino ai piatti e non so se... una posizione di vantaggio rispetto
rispetto a me. Io davanti ho degli ospiti, credo una famiglia, il giovane naturalmente con lo smartphone in mano e i più grandi che invece tramite il nostro meraviglioso LED wall stanno osservando la ricetta. Signora, è italiana, vero? Perfetto, la signora italiana, io la presento. Rita. Rita, signora, è una turista oppure della zona? No, turista di Roma. Una turista di Roma. È un piatto che secondo lei può essere riprodotto facilmente a casa da quello che sta vedendo oppure un po' di difficoltà c'è? Ma sicuramente si può riprodurre, stando attenti alla ricetta si può provare, dai. Però sono ingredienti che a Roma insomma si trovano tranquillamente. Suo marito che dice? La domanda classica, si trova bene a tavola con sua moglie, nel senso è una brava cuoca oppure le fa patire un po' durante l'ora di pranzo? Sto benissimo, mi trovo abbastanza bene. Perché insomma tiene la linea benissimo, quindi in tranquillità. Allora io li ringrazio, scendo verso la scalinata e posso riconsegnare la linea ad Andrea con Melodie dei Borghi, che ci farà ascoltare cosa? Ok, adesso una canzone proprio dedicata ai borghi, l'ho scritta io e ho pensato proprio al clima di questa sera, se ascoltate le parole c'è proprio questo che noi stiamo vivendo, si intitola Il Borgo ovviamente. Benissimo, allora io mi siedo qui in gradinata sulla scalinata per ascoltarvi. Perfetto. Bocca al lupo ragazzi. Grazie. Chiudi gli occhi e immagina un borgo disteso al sole. Come fai con un tuo caro amico? Stai a sentire. Lui ti racconterà le storie che parlano di noi. I segreti del castello scoprirai. Camminando tra i vicoli stretti, profumi e colori, da lontano suonate dal vento, canzoni d'amore. Quanta bellezza ti circonda, ti sorprende un'emozione. Un poeta non avrebbe più parole.
ne andrò. Siamo con Caterina Cornacchia della omonima azienda, tanta storia, tanta qualità, tanto vino e credo chi se non lei può spiegare la peculiarità di questo prodotto. Noi siamo un'azienda della provincia di Teramo, un'azienda storica di questa zona, siamo stati fra i primi a produrre e imbottigliare il Montepulciano d'Abruzzo e adesso siamo alla quarta generazione, io e mio fratello. L'azienda è diventata completamente biologica e questa sera abbiamo presentato diversi vini, in particolare i vini bianchi, due vini bianchi nostri, il Trebbiano e la Passerina, il Cerasuolo d'Abruzzo Superiore e il nostro Montepulciano. Alcuni cenni storici, perché naturalmente l'etichetta è di per sé accattivante, il nome anche, perché il nome, il barone, quell'aggettivo messo lì naturalmente invita ad assaggiare questo vino. E allora storicamente questa cantina da dove parte e soprattutto dove vuole arrivare questa quarta generazione? La storia è molto antica perché la mia famiglia ha ricevuto il titolo di baroni dal re di Napoli nel 1577. Loro vivevano nella fortezza di Civitella e con l'Unità d'Italia sono stati mandati via, hanno combattuto insieme a tutta la guarnigione della fortezza e sono stati mandati via con l'Unità d'Italia e si sono rifugiati nell'attuale azienda, dove adesso c'è l'azienda e l'abitazione della nostra famiglia. Siamo citati nel Palma, ci sono veramente tantissimo materiale storico che prova tutta questa antica storia ed è stato il mio bisnonno, il barone Filippo Vizzarro Cornacchia, che rientrando in questa zona di campagna si è appassionato alla viticoltura perché già all'epoca c'erano le vigne e ha ripiantato, perché c'è stata all'inizio del Novecento la fillossera, quindi lui ha ripiantato e ha salvato i cloni di Montepulciano, dei vigneti di Montepulciano e da lì ha ripreso a produrre il vino Montepulciano d'Abruzzo. La domanda più difficile è: quale vino preferisce Caterina Cornacchia? Mi dirà tutti, però c'è un vino particolare, c'è un vino, una bottiglia che apre nelle occasioni speciali? Guardi, naturalmente il vino preferito per me è un Montepulciano ed è il Vizzarro, che abbiamo fatto io e mio fratello al primo anno nel 2003, è il Colline Teramane, dedicato appunto al nostro bisnonno che è stato il capostipite di questa tradizione vinicola. Ed è il vino un po' che accompagna anche serate particolari, un po' da meditazione, quindi se devo dire una bottiglia è il Vizzarro. Grazie. La prossima canzone invece ci porta nel 1945, Natalino Otto cantava In cerca di te, solo me ne vo. Sola me ne vo per la città e passo tra la folla che non sa, che non vede il mio dolore, cercando te, sognando te che più non ho. Ogni viso guardo non sei tu, ogni voce ascolto non sei tu. Troverò, ti seguirò. Più non ho.
la città. Passo tra la folla che non sa. Grazie. Adesso chiudiamo quest'altro piccolo momento di Melodie nei Borghi con una canzone che pochi giorni fa sentivo in un'intervista Paolo Conte. Lui stesso l'ha definita un vero e proprio capolavoro. Scritta da Galdieri Danzi nel 1943, si intitola Ma l'amore no. Guardando le rose fiorite stamani, io penso domani saranno appassite. E tutte le cose son come le rose che vivono un giorno, un'ora e non più. Ma l'amore no. L'amore mio non può disperdersi nel vento con le rose, tanto è forte che non cederà, non sfiorirà. Forse te ne andrai da altre donne, le carezze cercherai, ahimè. Ma se tornerai già sfiorita ogni bellezza troverai in me. Ma l'amore no, l'amore
dissolversi con l'oro dei capelli. Finché io viva sarà vivo in me, solo per te. Se te ne andrai da altre donne, le carezze cercherai, ahimè. Ma se tornerai già sfiorita ogni bellezza, troverai in me. Ma l'amore no, l'amore mio non può dissolversi con l'oro. Grazie Andrea, grazie di cuore Andrea e la musica nei borghi, torneremo da voi tra poco, io intanto ho mantenuto tosto la posizione perché questa è una posizione ambita, visto che la nostra chef, cara Jennifer, ha completato il suo lavoro. Ora, fateci capire bene cosa è accaduto in questi 15 minuti. Allora, ho finito di rosolare l'agnello, ho aggiunto la giardiniera tritata grossolanamente e ho fatto insaporire la giardiniera con l'agnello e ho impiattato e per dare un tocco un po' particolare ci ho aggiunto al momento dell'impiattamento dei filetti di mandorla. Bene. Che io amo particolarmente. Quindi a questo punto dobbiamo abbinare il protagonista appunto un buon vino e per questo abbiamo il nostro sommelier qui a venire insieme a noi per fare l'abbinamento. Allora io faccio da microfonista in questo momento, ci organizziamo così questa sera. Jennifer, sei la padrona di casa, io vi agevolo come posso, poi assaggiamo dopo. Allora, quali sono i vini che possiamo abbinare a questo piatto? Allora, buonasera a tutti, intanto faccio i complimenti allo chef Patrizia Corradetti perché dal punto di vista olfattivo e visivo il piatto risulta veramente appetitoso. E i vini che si possono abbinare, che sicuramente andrebbero a valorizzare questo tipo di piatto, sono l'emblema della regione Abruzzo con la sua cultivar d'eccellenza, cioè il Montepulciano, che qui abbiamo in due versioni. Il Cerasuolo d'Abruzzo Superiore. Io nel frattempo vi permetto di versarne un po'. Sì, che viene portata appunto dall'azienda Barone Cornacchia di Sorano Nuovo. Abbiamo qui la produttrice Caterina Cornacchia, un vino appunto che è l'emblema dell'eccellenza della regione Abruzzo, perché il Cerasuolo si fa solamente in Abruzzo ed è un vino appunto che è il classico colore della ceragia, della ciliegia, e che viene bevuto soprattutto d'estate perché si può raffreddare. E poi abbiamo un'altra eccellenza nel nostro territorio, che è un Collina di Teramane, Montepulciano d'Abruzzo di OCG, e che appunto è una denominazione che solamente in provincia di Teramo abbiamo. È un vino che appunto valorizza il nostro territorio e il suo requisito è la territorialità.
è un vino, è una riserva barocco della cantina Colonnella. Questi due vini, secondo il mio parere, appunto, riescono a valorizzare al massimo un piatto che rappresenta la tradizione e il territorio della nostra provincia di Teramo. Grazie tantissimo, ovviamente ringrazio la nostra chef Patrizia Cordetti e ovviamente anche domani sera saremo presenti qui con una nuova ricetta, completamente diversa. Completamente come prodotti e come ricetta proprio. Bene, allora andiamo a fare una ricetta sul baccalà, col baccalà. Grazie Patrizia, grazie Maria Rita, grazie Fabrizio. Jennifer, io mi permetto, prima di passare la linea al prossimo momento, qui da Colonnella in provincia di Teramo, in questo scenario naturale bellissimo, ricordiamo anche gli appuntamenti in onda con Chef in Cucina. Caso mai qualcuno volesse cercare qualcosa di più e sfidarci con qualche ricetta in futuro, chissà. Beh, allora innanzitutto si può andare sulla nostra playlist su YouTube e poter rivedere tutte le ricette. E poi l'appuntamento è quotidiano, tutti i giorni 13.40, 19.15 e 23.30. Quindi non potete dire che non siete informati. Lorenzo l'ho perso di vista, ma se lo chiamo sicuramente risponderà, anche perché ho visto passare un amico poco fa. Credo che ci sia, altrimenti... Ci siete? Io ci sono, eh. Anche io ti ho visto passare. Sì, sono vicino ad un amico che tra qualche minuto ci farà sorridere un po', vero Vincenzo? Vincenzo Olivieri, gli facciamo un applauso. Perché? No, non me lo merita, aspetta, dopo. Applauso si fa quando uno ha fatto il pezzo che dice, va, è gradito, bravo. Ciao Maria Rita! Vincenzo, ciao. Non ti vedo però. Sono qua. Eccola. Io ti ciao, vedo. Come faccio stai? A non vederti? Come ciao. Bene. Sì, ho rubato il posto a Lorenzo in quella postazione cuciniera, però Lorenzo adesso ma si che vendica bella location. Prendendo un bel calice di vino. Tu dopo. Sì, dopo. No, dopo, sempre dopo. Ma che bella location questa. E questo è un posto meraviglioso. Meraviglioso. E ci sono scale, scalinate, c'è un osservatorio astronomico meraviglioso. Bellissimo. C'è una massa di persone che poi non riesce a capire quanto numerosa sia, quanto sì. folta sia, quanto importante sia, perché si disperde in tutti i nostri angoletti. Ci sono praticamente viottoli da esplorare, sì. le piazze, le piazzette, i gradini. Molto molto bello. Allora, se ti giri di qua, noi siamo sì. contro luce ah, però ecco, in questo siamo, momento. Aspetta, aspetta, aspetta. Siamo in una posizione un po' infelice. Possiamo guarda. Andare lì se vuoi. Io possiamo, preferirei assolutamente, possiamo, anche per non far disperare qua. I nostri tecnici. Eccoci. Perché questa era la nostra postazione ideale ecco. poco fa. Anche per un fatto acustico, sì. senti? Sì. Ti piace? Sì, salottino, sì, tutto molto balconata. Bello, tutto bello dislocato di qua e di così là. Così riesci a vedere quelli che sì. salgono, ad avere addosso quelli che scendono, sì. hai le vie di lato. Ma tu che fai questa sera? Proponi un defilé sulla gradinata? No, io sto fermo qui, cioè io chiacchiero con te, parliamo un po' dell'estate, parliamo un po' di tutto e così possiamo anche dare la possibilità alle persone di riflettere, che mi piace molto nelle mie spettacoli. Far riflettere, far sì, pensare. Molto riflessivo questa sera. Sì, sì, infatti mi rifletto, mi vedo anche lì allo schermo. Quindi. Senti, su cosa sì. li vogliamo far riflettere i nostri amici? No, io venendo qui ho pensato subito a quest'estate che effettivamente qui si sta benissimo. Noi andiamo da Pescara si sta anche bene, però purtroppo fa molto caldo e molto umido e quindi praticamente pensavo a quest'estate particolare che c'è e che tutti quanti si lamentano eccetera quando poi sui social è un continuo no l'estate ma perché questo l'inverno ma perché questo freddo ecco allora non c'è più forse secondo me la gente non si accontenta più cioè non oppure effettivamente abbiamo delle esagerazioni stagionali che effettivamente ci fanno dire ma dovremmo così. Abituarci alla fine dovremmo però tu purtroppo... quando poi ti metti in mente di bacchettare esatto. poi bacchetti sei pronto? Sì io sono pronto posso sì. mettermi di lato così ti guardo bene bene, va mi bene io mi va siedo bene. In mezzo alla gente va mi siedo in mezzo alle persone va bene stai qua fammi compagnia va bene sono qua eh? Ok. Allora no stavo dicendo il discorso è proprio quello che stiamo prendendo con Maria Rita cioè questo fatto che ci si interroga ci si prende sempre dice, ma che succede ma perché ma per quale motivo noi siamo una generazione che insomma anche siamo un po' abituati io mi presento insomma così come sono vedete
vedete, cioè, la nostra generazione è già sfortunata in partenza, perché siamo fatti così. Se altezza è mezza bellezza, la nostra generazione è proprio già cagata in partenza, perché purtroppo non siamo cresciuti più di tanto. Noi della nostra generazione abbiamo avuto problemi, perché quando è che uno cresce? Vedete, i ragazzi oggi sono altissimi, perché quando è uno che, quando uno sta bene, cresce, perché sta anche bene psicologicamente. Noi invece vivevamo una situazione particolare, perché la nostra generazione è stata un po' sotto, noi avevamo il controllo dei genitori, ma veramente forte, nel senso che il padre nostro non stava in cielo, stava in terra e faceva pure paura. E quindi se oggi i bambini fanno oh che meraviglia, che nostro padre invece faceva uè, capito? E quando tuo padre faceva uè, noi si rattrappiva per terra, camminavamo un po' come le zoccole, muro muro, capito? Per non farci vedere, perché lui come tutti gli altri genitori partivano da un'educazione che bisogna dare ai figli, e i figli devono essere educati in un certo modo. Quindi la frase tipica era: mazza e panelle fa li fi belle, panelle senza mazza fa li fi pazzi. E quindi su questo principio ti crepavano di mazzate dalla mattina alla sera, sempre. Quindi noi eravamo sottoposti a mazzate, quindi camminavamo sempre così per non farci vedere, quindi noi eravamo protesi verso il basso. Oggi invece i ragazzi sono protesi verso l'alto. C'erano anche altre frasi, no? It so fatte im tarremagne, e questa è un'altra cosa che si diceva spesso, eh? Oppure, non so, l'albero sardrizzo quando è piccolo, tutte queste cose che ci facevano riflettere. Oggi invece i ragazzi sono belli, alti, protesi. Noi quando dovevamo chiedere qualcosa ci dovevamo abbassare, prego, prego, potete passare. Noi quando dovevamo chiedere qualcosa a nostro padre ci dovevamo abbassare, cioè così, capito? Andavamo lì, papà, chi è? Capito? Con questa voce pazzesca, mi presti la macchina? No. Mi presti 1000 lire? No. Ah, papà, posso uscire stasera? No. E ogni nonno siamo sempre. Oggi invece i ragazzi sono belli, alti. Babbo, babbo, chi è babbo? Se io dicevo babbo a mio padre, che babbo? Che so, ricchio. Papà mi chiama babbo. Babbo, mi presti il Mercedes? No. Io chiamo il telefono azzurro. Ecco le chiavi, sta il pieno. Fa quelli che... cioè, oggi c'è un'arma di ricatto, quindi loro sono protesi verso l'alto. Invece li vedete, no? I ragazzi di oggi si vedono. Si riconoscono, sono alti, sono belli, sono muscolosi. L'altro giorno ho visto uno sulla spiaggia, tutti i muscoli, bicipiti, pettorali, addominali, camminava così sulla spiaggia. Dicevo, nonna, sto ragazzo con sto fisico, sarà sempre a fare un'arte. Le ragazze di oggi saranno soddisfatte sessualmente. E invece no, alti, belli, stupendi, però tutti quanti un po' cammellone, cioè camminano tutti quanti. Avete fatto caso che camminano tutti quanti un po' così, no? Si riversano su di loro, no? Anche perché loro, no, volendo camminare normalmente, non lo possono fare, perché se io cammino, posso camminare normalmente perché il mio pantalone me lo permette, ma loro non possono camminare perché hanno il pantalone, quello calato, capito? Grigulione, quale inucchio, capito? Tutto sceso qui, questo, e non riescono a camminare perché si straccia qua a mezzo, camminano così, capito? Così. E delle volte praticamente quando si piegano si vede mezzo culo da fuori, come quando i tubisti per la casa giusta di tubo, si vede il sedere da fuori così, e sono tutti quanti, hanno questo modo di fare un po' particolare, quindi camminano, hanno questo modo di camminare così un po' lento. E a noi, cioè, a me fa specie. E poi soprattutto il pantalone, se è spostato in giù, si sposta tutto. Io la tasca di dietro ce l'ho qui, dove deve stare. Invece i ragazzi di oggi ce l'hanno giù. L'altro giorno ho visto uno che diceva a quell'altro: oh, questo vuole i documenti, chi ha i documenti? Capito? Si è abbassato così, capito? Si è piegato fino a qua. Oh, sto passando un funerale, tocca te, capito? Cioè, per te, cioè, tu, tutta una cosa particolare. Questi ragazzi che poi sono belli e dovrebbero anche, invece si fanno. Non so, adesso si usa, lo fanno tutti, eccetera, però c'è esagerazione. Si fanno i tatuaggi, ecco, ai nostri tempi i tatuaggi non si usavano, perché i tatuaggi non si facevano. Oddio, c'erano i nostri tatuaggi che erano sempre quelli, erano quelli che uscivano le cingomme Paperopoli, si attaccavano con l'acqua e duravano 4 giorni, e al secondo giorno suo padre diceva: senti, levi questa sopra la mano, te levo in Glyax, che la retini di ferro, capito? Era così, quindi non si poteva. E soprattutto si faceva una vita molto più semplice, noi stavamo sempre a casa. Perché a casa poi si usciva, sì, si andava a giocare sotto al cortile, però a casa non c'era come oggi tutta questa tecnologia, c'erano solo due cose praticamente: il televisore bianco e nero, ve lo ricordate quello proprio che noi abbiamo capito, cioè noi per vedere che il Prato di San Siro verde ho dovuto aspettare lo 72 perché stava il televisore a colori, perché prima si vedeva grigio, quindi non c'era. E quindi c'era il telefono, quello che stava a casa, non quello di oggi che si porta dappertutto, il telefono, quello di osso della SIP che faceva 6 kg,
kg di peso che stava là, che era bello, che era anche terapeutico. Quando suonava si sentiva proprio a chilometri, faceva, cioè sembrava un allarme, capito? E stava lì attaccato, non lo potevi spostare, e quindi la privacy si andava a far benedire, perché noi la privacy non ce l'avevamo, perché quando si chiamava una ragazzina, le due di qualche amichetta eccetera, tutti quanti stavano a mangiare, perché una volta pensate, una volta si mangiava a casa mamma, papà e figli insieme, era una cosa incredibile che non esiste più, ecco. Quindi praticamente noi stavamo mangiando e arrivava la telefonata, e quindi non è come oggi che vedi il telefono e sai chi ti chiama. C'era la famosa domanda: e mo chi è? Va risponde tu, capito? E noi ci andavamo a rispondere, sapevamo che non poteva, tutti quanti a sentire chi fosse, no? Pronto? Sì, non posso parlare, stanno tutti a sentire. Va bene, cioè, più tardi, ciao. Chi è? È un'amica mia, i compiti. Non era vero niente, era la ragazzina che telefonava. Poi è arrivata la prolunga, vi ricordate la prolunga del telefono? Ci hanno dato la prolunga, infatti quando si telefona drin, prendevi il telefono, allungavi il filo, te ne andavi dietro, capito? Ci chiudevi la porta, pronto? Ciao, sì, ti amo veramente, sì. Come mai ti dico ti amo? Perché mo ce l'ho lungo, sì. No, il cavo del telefono, sì. Mo si è allungato, sto qua dietro, sì. Va bene, ci vediamo più tardi, ciao. Abbassavi il telefono, aprivi la porta e la dice la nonna, la mamma, tutti quanti a sentire, capito? Perché erano curiosi di sapere che cosa dicevamo. Oggi la privacy c'è, oggi il genitore è messo davanti a un problema, perché quando regali il telefonino a tuo figlio o a tua figlia, non lo vedrai mai più tu genitore, perché questi qua non so se dove sono, si vergognano, probabilmente hanno le cose dentro loro e quindi se li imboscano, capito? Non li troverai mai. Oggi la privacy è più, noi la privacy ce l'avevamo fino a un certo punto, perché le nostre cose, i nostri segreti ce li scrivevamo, vi ricordate, dentro al diario dei segreti, che era un diario dei segreti, cioè un diario con un lucchetto che pensavamo che non si aprisse mai. Nostra mamma col ferretto dei capelli, due secondi ci metteva ad aprirlo e si leggeva tutti i fatti nostri, capito? E lo faceva soprattutto quando noi una volta a settimana ci assentavamo da tutto, cioè il sabato noi si andava a fare il bagno, perché oggi la gente si lava tutto diurno, una volta si lavava il sabato, c'era il famoso rito del bagno dentro la vasca. Noi si apriva l'acqua, si riempiva la vasca, ci si metteva dentro, si chiudeva dentro, le paperelle, le cose, la schiuma, ti mettevi là, ti scozzicavi, sapevi di uscire con lei, quindi capito, le pulizie profonde, stasera avete pure anche lì, tutto così. Poi finivi il bagno, uscivi dalla vasca e poi naturalmente levavi il tappo, l'acqua andava via e rimaneva quel bel rigozzetto nero sul bordo che ti facevi capire che ti eri scozzicato, e lì eravamo contenti. E quando uscivamo dalla stanza, nostra mamma si era letto tutto quanto quello che ci riguardava, quindi la privacy era zero, capito? Quindi noi abbiamo passato questi periodi un po' così, quindi la severità. Oggi un bambino per esempio non si può toccare neanche con un fiore, c'è la legge che parla chiaro, se tocchi un bambino va a finire in galera, non si tocca. E quindi il bambino oggi è fortunato grazie a noi che abbiamo preso tonnellate di mazzate. Noi prendiamo le mazzate perché nostro padre era competitivo, cioè era fatto, non è che ci menava solo nostro padre, ci menava nostro padre, ci menavano a scuola e ci menavano pure in giro quando andava, sì, perché nostro padre quando andavamo a scuola prima elementare lo diceva al maestro, capito? Si metteva là, buongiorno, lei che è il maestro, buongiorno mio figlio, prima elementare, siccome a casa lo schiatto sempre di mazzate perché l'albero saltrizzo quando è piccolo, no? Siccome qua non lo posso crepare, se me lo crepa lei gentilmente, capito? E il maestro, capito? Prendeva la parola proprio preciso, il maestro nostro veniva da Auschwitz, delle SS, faceva paura, cioè gli occhi vitrei, capito? Biondo, e stava là e qualsiasi cosa ti menavano con la riga sopra le mani, che se lo fai oggi vai a finire in galera, ti mettevano le orecchie d'asino, ti mettevi in ginocchio sui ceci per due ore, ma stiamo scherzando. Oggi no, oggi un bambino no, oggi un bambino non vuole essere neanche toccato, ma soprattutto a noi ci mettevano anche i voti che parlavano chiaro, i voti con i numeri, Olivieri 2, che vuol dire sei un asino e devi morire sotto i colpi di tuo padre, capito? E siccome 2 sta scritta ai quadri, alla palestra, e l'ha visto tutto quando lo paese, non so, padre diceva alla casa ti amano anche le finestre aperte, e che non si dica che non ti crepo di mazzate, perché lo devono sentire tutti quanti, capito? Che c'era questa punizione. E io mi ricordo che era una tragedia questa per noi, eppure noi abbiamo sopravvissuto, diciamo, il maestro era terribile, e soprattutto prendiamo le mazzate a casa, a scuola, e soprattutto quando andavamo anche in giro, delle volte sai, si usciva, si andava, facevamo i dispetti, rompavamo un fiore da una cosa, facevamo queste cose qua, arrivava uno che neanche ti conosceva, oh voglio che sti fa, pum, e tirava uno schiaffo, si dice ma che, perché mi stai a menare, io non ti conosco, ma io conosco a parte, ecco, quindi si chiudeva il giro, quindi praticamente si potevano nominare tutti e noi dovevamo stare sempre allerta, capito? Era una situazione così, e quindi diciamo che questa situazione insieme a tutte le altre ha creato veramente un'infanzia di... Voi direte, ma scusa un po', oggi ci sono i supereroi
no? Ci sono i supereroi, quelli del voglio dire Capitan America, l'Uomo Ragno, Iron Man. Dice, ma voi non avevate un supereroe che vi difendeva da queste angherie di papà? Certo che ce l'avevamo il supereroe, anzi avevamo un'eroina, sì, ma no quelle che una grande persona, una persona immensa, la nonna. Io farei un applauso alla nonna di una volta, grazie, facciamoglio, perché io non ho visto più le nonne di una volta. Le nonne oggi ci stanno ma non si riconoscono perché vanno in giro in borghese, non si riconoscono, capito? Sono belle, capito? Nostra nonna, si riconosceva che era nonna perché si vestiva di nero, capito? Come un giamaragno, capito? Tutto vestito di nero e andava in giro così e si metteva in lutto anche se il nonno era vivo, capito? Il nonno si toccava pure le palle perché aveva paura, diceva che mi si stava a tirare i mantici, capito? Era così, nostra nonna era bellissima, nostra nonna bella nel senso figurato, perché poi le nonne di oggi sono veramente belle. Le nonne di oggi sono moderne, le nonne di oggi vanno all'estetista, vanno allo parrucchiere, si aggiustano, mannaggia la miseria. Nostra nonna non ci teneva, nostra nonna teneva le baffe, mannaggia santa, qua c'aveva i baffi quelli veramente che se li tagliava solamente per andare a fare, quando si andava, non so, ai battesimi, a queste cerimonie, ai matrimoni, la nonna si tagliava le baffe e quelle tutte bianche perché il sole non ci batteva, capito? Era una cosa, era, e poi la nonna aveva i capelli lunghi, se le metteva con la, perché quando per esempio la notte stavamo con lei a dormire, lei andava in bacio lucomo, si cacciava tutti questi capelli e sembrava mago, capito? Tutti i capelli, capito, così, cioè, qua sotto le scelle, proprio se le pettinava, cioè i peli proprio dappertutto, per non parlare d'altre parti. Quindi era una cosa, nostra nonna era immensa, nostra nonna aveva fatto la guerra, nostra nonna aveva visto morire gente, porca miseria, quindi non pensava, nostra nonna non pensava alle cose futili, pensava alle cose importanti, aiutava le persone, aiutava anche noi, noi che scappavamo da nostro padre che ci correva preso per menarci, e dove ci andavamo a rifugiare? Dalla nonna. Aiuto, 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 aiuto. La nonna c'era una bella gonna, quelle larghe, vi ricordate? Così col mandricchione davanti che ci si puliva le mani, no? Quindi noi praticamente aiuto nonna, e ci andavamo a mettere sotto la gonna della nonna, che una volta entrata là sotto potevi stare 10-15 secondi, dopodiché darci, perché non si poteva stare là sotto, perché la nonna, capito, approfittava, faceva tutto là sotto, quindi c'era un'aria irrespirabile. E la nonna dice: che ta fa? Che è successo? Mi sta inseguire papà, mi vuole menare. E la nonna, che era la mamma di nostro padre, gli faceva brutto. Che ci fa sto bardaccio? Ma andar corto quando eri piccolo tu, che eri un disgraziato, eh? E noi da dietro, papà, fregati, capito? Così, perché noi, la rivalsa, capito? La nonna era bella, la nonna era importante, la nonna aveva questo seno prominente di solito, no? Cioè, le sisone, capito? Quei sisoni che lei usava per tagliare il pane, prendeva la pagnotta, se le schiaffò in mezzo alle sise, così chiudeva, capito? La morsa e tagliava la pagnotta, quella rimaneva ferma, capito? Così, fino a quando arrivava qua che noi dicevamo, oddio, mo si taglia le sise, no? Pensavamo che se... E invece faceva una mossa per cui vum, partiva la fetta da una parte e la pagnotta da un'altra, era una cosa bellissima, eh? E quindi noi abbiamo... la nonna c'aveva tutto qua, la nonna c'aveva qui un magazzino, tutto c'aveva qua a mezzo l'esise, veramente. Nonna, mi serve la penna, nonna, 1000 lire, nonna, lo trapano, tutto qua c'aveva, tutto portava qua in mezzo la nonna, tranne una cosa che portava nella manica sinistra qua, al polso, che c'aveva? Il fazzoletto di stoffa, no, quello di carta, di stoffa, che lei usava, lo usava per pulire qualsiasi cosa, lo usava per fare qualsiasi cosa, ma soprattutto lo usava per noi, bambini di allora, che non so perché avevamo una cosa a profusione che oggi non esiste più. Oggi i bambini di oggi, se ci fate caso, non ce l'hanno più. Che cosa? Lo smartphone, lo moccolo, come dite voi? Sarà il buco dell'ozono, sarà il riscaldamento terrestre. Io i ragazzini di oggi non li vedo più con lo smartphone, noi invece ce l'avevamo sempre. Minimo, se stavamo così, dal naso appoggiava qua, sopra un labbro, capito? Era così, eh? E ritirava. Noi avevamo sempre questo vizio che facevamo così e si ritirava, capito? E delle volte quando stavi a giocare, capito? A fare, non si controllava, se ne caleva, capito? E quindi molte volte ritiravamo, capito? E così era lo yo-yo, capito? E nostra nonna che stava là, che delle volte andava a fare le visite dalle zie, che si vergognava. Cognava di sto moccolo sotto e sopra, no, vi qua, ne vedi sto luna, vi qua, sto a giocare, vieni qua, mannaggia. Prendeva il fazzoletto, soffia, soffia, ancora, vedi quando è giallo e verde, quando è bello, richiudeva il fazzoletto e se lo rimetteva qua. E se dopo un po' non tu stai a vedere la televisione, nonna, la televisione non si vede, sta la polvere, ecco, nanno, mo ci pensi, capito, con lo stesso fazzoletto.
facevo una tragedia che vi risparmio, state mangiando, lasciamo perdere, eh? Una tragedia la nostra. Io quindi, la nonna era bella, la nonna era grande, la nonna aveva gli animali a casa, ce l'aveva fuori al cortile, e la nonna gli animali ce l'aveva fuori casa, non come mo che si portano dentro, lucana, fa lucane, capito? Il cane di nostra nonna faceva il cane, stava fuori, stava attaccato in la catena, faceva avanti e dietro, sempre lo stesso percorso, e delle volte talmente faceva quel percorso che si consumeva la terra e lucana si neve sotto, capito? E si vedeva solo la coda a un certo momento, faceva così. Poi a dicembre si rimetteva la terra e arciva il cane, capito? Era così. Il cane di nostra nonna doveva fare la guardia. Se non faceva la guardia, si sarebbe pure zambata le palle, capito? Perché doveva fare la guardia. Il cane faceva il cane, il gatto faceva il gatto e quindi subiva anche le ringorse del cane. E i topi facevano i topi. Cioè, lui gatto si mangiava i topi se voleva mangiare, se no altri che le croccandine, se morivano di fame, capito? C'era tutto. L'altro giorno su Facebook ho visto un topo che correva presso una gatta. Ma come si fa? Ma non si può, beh, che modo i topi fa? Perché è una cosa che si è cambiata la natura, io non lo so perché, non lo so per quale motivo, è cambiato tutto. E soprattutto la gente comincia a portare a casa gli animali, va bene, fino a quando il cane e il gatto lo posso arrivare a capire. Però quando la gente si porta a casa i conigli, ma il coniglio con tutti i rispetti è bello, è dolce, però puzza di pesce, dove te li porta a casa? Oppure quelli che a Pescara c'è uno che si è portato a casa e lo fa crescere con lui, gli fa il bagno dentro la vasca, il maiale, gli hanno fatto un'intervista, scusi, ma lei perché si porta il maiale in giro, al passo, lo porta a casa, lo fa dormire, perché io mi piace talmente tanto questo animale e va bene che lo voglio vedere morire di vecchiaia. Dice, vabbè, ma quando il maiale a 30 anni sa morto, le salsicce sa seccate, che ci fai più, capito? È una cosa così, capito? C'è anche un ciclo, capito? Io mi pongo sempre la domanda, ma se oggi rinascesse nostra nonna, cosa penserebbe a vedere che i cani dormono sopra il letto e i cristiani sotto le ponte? È una cosa effettivamente un po' che fa riflettere, capito? Grazie, grazie. Una piccola riflessione. Piccola, lunga, approfondita riflessione, io mi stavo divertendo. Grazie. Perché ti hanno ascoltato. Grazie. Da sotto e da sopra. Io quindi... non vedo che c'ho la luce in faccia, però vedo che, ecco, le scale le devo vedere. Siamo tanti, no? Per carità, non ti faremmo mai fare quel percorso a gradoni così, ecco. Assolutamente. Tu hai una bella estate vivace, tra l'altro. Sì, sì, abbastanza, perché poi fra l'altro quest'anno c'è, vabbè, oltre al tour che vado portando in giro da diversi anni, che è anche una trasmissione televisiva, Roba da Matti, quest'anno è arricchita anche di un programma che va su Rete 8 appunto il martedì alle 22, che si chiama Giro Giro Tanto, le tappe toccate dal tour, poi andiamo nei borghi come questo, in paesi bellissimi che il nostro Abruzzo ha a profusione, e ci occupiamo un po' di far conoscere le peculiarità del territorio, quindi tutte le cose che ci sono, tutte anche i piatti tipici, insomma le cose importanti, il nostro oro, no? Il turismo, l'accoglienza. E poi quest'anno c'è una piccola novità, siccome c'è anche un mio collega che fa anche il programma su Rete 8 che si chiama Germano D'Aurelio in arte in Duccio, quest'anno abbiamo deciso di unire la nostra abruzzesità e il 23 di agosto saremo al Teatro D'Annunzio di Pescara per uno spettacolo che si chiama Lui è meglio di me? È perché vogliamo capire, insomma, la gente deve venire. È una venire. Sfida aperta. Quindi Vincenzo Olivieri in Duccio il 23 di agosto al Teatro D'Annunzio di Pescara. Quella è una data da non perdere. È un evento unico. Sì, anche perché voi due siete due elementi, sì, unici, e ve ne direte e farete, sì, di tutti i colori, sì, in scena, sì. Quindi... anche perché, come diceva anche lui, cioè, noi non ci possiamo vedere, no, ma non perché facciamo lo stesso lavoro, quindi noi lavoriamo lo stesso. Vabbè, non potete mai incontrarvi, esatto, perché vogliamo, esatto, mettere sulla battuta, esatto, sì, non vi manca modo, perché riuscite a improvvisare su voi stessi, su ogni, sì, vostro aspetto, sì, e debolezza, sì, sì, e la gente vi diventa complice. In quella data, sì, ne farete di tutti i colori anche col pubblico. Assolutamente sì, quindi chi volesse il 23 agosto segnate questa data, che è una cosa importante. Ti ripeto, perché è un evento, poi non so se ce ne saranno altri, perché sono cose rare da poter mettere insieme. Però sono cose belle ed è giusto, sì, renderle preziose, Vincenzo. Sì. Io intanto ti ringrazio per questa, grazie, serata che ci hai regalato. Colonnella ti aspetta, puoi fare una, grazie, meravigliosa passeggiata con la tua splendida metà, che, sì, ciao Barbara, sì, e ovviamente degusterai vino, sì, che poi guida lei. Sì. Beh, poi, sì, assolutamente sì, ma ho visto anche l'angolino lì dove state facendo prima. Abbiamo preparato la
l'agnello con la giardiniera, ecco, di verdure, con le erbette fresche, ecco, non so se ce lo ritrovi. No? Che la chef Patrizia Corradetti è stata bravissima, il sommelier ha fatto anche l'abbinamento, Jennifer Di Vincenzo, non so se ti ha messo da parte qualcosa, spero di sì, però se vabbè, tu... se no andiamo a casa dell'amico mio di Pescara di Trono Maiale e facciamo una festa. Povero, no, quello è domestico ormai. Scherzo. Io ti ringrazio, spero che tu ti diverta, che abbia una splendida estate. Grazie a voi per l'ospitalità e complimenti per questo bellissimo borgo, vabbè, non ce n'è neanche bisogno di dire perché si vede, è bellissimo, è stupendo, come il nostro Abruzzo, che proprio, anche se, mo mi devo chiudere con questa cosa perché mi sta qua, molte volte ci accusano che noi siamo ruffiani del turismo, eccetera, noi non siamo, perché quelli che fanno ruffianeria sul turismo sono quelli della costa romagnola, perché loro dicono, che fanno? Mettono i nomi belli in modo che la gente va là, che si sente proprio a casa propria, capito? Bellaria, Miramare, senti che nome turismo, Riccioni, ti aspetti uno bello riccio, capito? Le donne così, e cattolica, tutti le suore, i preti, Papa Francesco, tutti là vanno, capito? In Abruzzo no, in Abruzzo probabilmente negli anni passati qualcuno si è arrabbiato veramente e abbiamo cosparso i confini di nomi inquietanti affinché solo chi ci ama ci viene a trovare. E quando uno arriva in Abruzzo dal Lazio, per esempio, appena entra, che ci sta? Tagliacozzo, capito? Fa male, capito? Vai più avanti, sta Scanno, Frattura, Forca di Penne, Mozzagrogna, Bomba, Schiave d'Abruzzo, Controguerra, Torna in Bart, Rapino, e chi è? Lupese dell'Isis. Ecco, fa un po' paura, capito? È una cosa. Grazie, grazie a tutti. Vincenzo Olivieri. Grazie. Buon'estate a tutti, ciao. Grazie a te, buon divertimento. Grazie. E soprattutto lo diciamo, buon divertimento a quelli che verranno a incontrarti e a salutarti, perché l'estate ha ancora molto da regalare, così come la nostra serata a Colonnella ha ancora del tempo da regalare. Domani replicheremo, io questa sera però ho il piacere di avere qui vicina la nostra Andrea con la musica nei borghi, con i suoi musici all'opera, che ci hanno regalato un excursus bellissimo sulle canzoni del passato e anche un brano originale, appunto nato in mezzo ai borghi. Si sentiva la motivazione in quelle parole, Andrea? Si sentiva il mio amore per i bei posti, per questi luoghi incantevoli, quindi ho semplicemente trasferito quello che provo quando giro per i borghi nella melodia. A proposito, ho scritto il testo, la melodia di Enzo Busi, non è scritta da me. Onore a chi ovviamente, certo, ha lavorato per sempre, queste cose, però sempre. È bello anche il lavoro di squadra, che riesce a far comprendere certe vibrazioni e poi a trasmetterle per farle diventare qualcosa di più ampio. Borghi come questo hanno una qualità di vita notevole, tra l'altro. Io sono nata in un paesino e se potessi ci vivrei tutta la vita, anche se poi non è sempre facile. Qui siamo vicinissimi al mare, Colonnella è una posizione veramente fortunata ed ha conservato tantissima della sua bellezza storica. Voi avete tante canzoni meravigliose, poi avete anche un tour estivo che vi porta in tanti borghi, ma questa sera per Colonnella, per le stelle, per questa gradinata che avrebbe fatto innamorare anche Wanda Osiris, con cui avete aperto, tra l'altro. Sì, un omaggio a Wanda Osiris, che era famosissima per scendere le scalinate con quei suoi costumi così veramente magici. E a questo punto io farei un piccolo salto nella scaletta e dedicherei invece una canzone d'amore, quindi al borgo di Colonnella e a tutti i borghi. Facciamo Parlami d'amore, Mario, è del 1932, è famosissima. Scritta proprio per Vittorio De Sica, esatto, che doveva cantarla e fu adattata proprio alla sua voce. Tu l'avrai resa sicuramente magica. Sì, l'ho fatta a mio modo. Andrea, è la musica nei borghi. Grazie. Sei bella, più bella stasera, Mario. Splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospirai.
so che una bella e magliarda sirena sei tu. So che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu. Siamo con Livio Consorti della cantina sociale di Colonnella. Tanta storia, tanti soci, ci può raccontare un po' come si svolge la vita, non solo quella vinicola, ma anche a livello sociale all'interno di questa cantina? Allora, io ti ringrazio per la domanda e per ospitarci questa sera. Cantina Colonnella nasce nel 1971, siamo attualmente 130 soci e abbiamo circa 300 ettari sulle colline teramane. I comuni naturalmente più importanti sono quelli più vicini a Colonnella, Controguerra, Colonnella, Corropoli, Sant'Omero, Tortoreto. Siamo l'unica cantina cooperativa in provincia di Teramo e per questo noi è un vanto e abbiamo i vigneti, sono al top per quanto riguarda la produzione qualitativa e devo dire che attualmente rappresentiamo veramente il tessuto più importante per quanto riguarda la viticoltura teramana. E quindi siamo orgogliosi di essere l'unica rappresentativa cooperativa in provincia di Teramo. 130 aderenti, ma come si fa a mantenere l'equilibrio, come si fa a mantenere la sinergia per portare avanti un prodotto di qualità? Una bella domanda, grazie. Allora, non è facile, in realtà bisogna dare ai produttori il giusto compenso, cioè farli sentire parte di un gruppo e quindi soprattutto renderli orgogliosi di far parte di una società che li rappresenta non solo in Italia ma anche all'estero, che noi attualmente siamo presenti a parte in Italia, in Germania, negli Stati Uniti, in Giappone, in Cina e non ultimo, l'ultimo diciamo, traguardo che abbiamo raggiunto, siamo sbarcati in Australia e questo li rende orgogliosi perché sono, come dire, il loro lavoro viene ripagato non solo a livello reddituale che è importantissimo ma anche d'immagine. I prodotti che stasera si potranno degustare qui a Colonnella
quali sono e se c'è un gusto personale particolare di Livio Consorti, se c'è un vino che ama più degli altri e perché naturalmente. Allora, noi questa sera abbiamo portato una selezione di vini, abbiamo portato Passerino e Pecorino che rappresentano dei vitigni molto particolari nostri, tipici di questa zona, poi abbiamo il Cerasuolo e in particolare abbiamo il Colline della Mane che è la DOCG, che è il top di gamma. Io sono particolarmente legato a quel vino perché è tra gli ultimi arrivati, ma attualmente è quello che ci dà maggiore soddisfazione. Una domanda adesso personale, perché naturalmente rispetto a lei ignoro quello che è la vita del vino e della cantina, ma mediamente un vino, per essere discreto, su quale cifra bisogna girarsi, insomma, ecco, quanti soldi bisogna spendere per assaggiare un vino discreto? Questa è un'altra bella domanda. In realtà non c'è una cifra giusta. Ognuno di noi si rende conto quando un vino lo apprezza mentre lo beve. Credo che però i vini non devono costare troppo, altrimenti c'è il rischio di avere un effetto boomerang. Io credo che in enoteca, quindi laddove ci sono maggiori passaggi, credo che un buon vino non dovrebbe superare i 25 euro, ma credo che siano già tanti. Poi naturalmente poi ci sono dei casi. Noi in cantina abbiamo dei prezzi diversi, ma proprio perché siamo noi direttamente ad offrire i vini ai nostri clienti, e io invito diciamo i tuoi ascoltatori di venire a trovarci in cantina, perché si renderanno conto di come si lavora in cantina e di come 100 produttori riescono a fare un buon prodotto. Quindi come nasce un prodotto all'interno della cantina sociale di Colonnella, noi assaggeremo naturalmente un sorso di questo prodotto. Ringraziamo Livio Consorti, il presidente della cantina sociale di Colonnella, e noi continueremo a girare naturalmente in questa favolosa location Colonnella Calici di Stelle. Grazie mille. La prossima canzone invece ha tutt'altra atmosfera. Vi racconto un piccolo aneddoto. Sembra una canzone così innocua, in realtà al suo tempo ebbe a che fare con la censura. Fu scritta nel 1939 e in quell'anno morì Costanzo Ciano, presidente della Camera dei Fasci. Stavano erigendo un monumento in sua memoria e probabilmente durante la notte dei ragazzotti, per scherzare, scrissero sulla base di questo monumento "Maramao, perché sei morto?", le parole del ritornello di questo brano. Quindi subito venne censurata. Poi, per fortuna, Mario Consiglio e Mario Panzeri, gli autori della canzone, riuscirono a dimostrare che l'avevano scritta molto molto tempo prima della morte di Costanzo Ciano, e quindi non volevano avere questo intento di schernire, di scherzare sulla memoria di questa persona ormai defunta. E quindi per fortuna la censura liberò questo brano ed è arrivato fino ai giorni nostri, e noi lo porteremo ancora avanti. Era il 1939, "Maramao, perché sei morto?" Su nel cielo la luna sta, col mio più dolce caro miau, chiamo Maramao. Vedo tutti i bici sopra i tetti passeggiare, ma pure loro senza te sono tristi come me. Maramao, perché sei morto? Pare che non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. Yeah.
Grazie mille. Adesso invece andiamo molto molto avanti nel tempo. Ho voluto inserire un omaggio a una nostra grande interprete, a Mina, però ho voluto scegliere una delle sue canzoni forse meno eseguita, meno sentita. Ovviamente il suo repertorio è tutto fantastico. Sono andata a cogliere veramente una canzone preziosa. Vorrei che fosse Amore. Amore, amore quello vero, la cosa che io sento e che mi fa pensare a te. Vorrei poterti dire che t'amo da morire, perché è soltanto questo che desideri da me. Se c'è una cosa al mondo che non ho avuto mai, è tutto questo bene che mi dà. Vorrei che fosse amore, ma proprio amore, amore, la cosa che io sento per te. Vorrei che fosse amore, amore. Al pubblico di Colonnella, non è solo calda la serata, ma anche il pubblico che partecipa a questa sera d'amore, veramente l'amore per i nostri prodotti tipici e l'amore per i nostri luoghi preziosi. E adesso invece vi racconto un altro piccolo fatto, un'altra curiosità, perché la canzone che vi sto per cantare nacque in un modo alquanto strambo. Fu scritta da Gorni Kramer, che in quel periodo suonava in un famoso locale del tempo, il Kursaal. Come voi potete ricordare, le orchestre suonavano per mesi interi nei locali
Italia all'epoca, non c'era la musica elettronica, quindi era tutto suonato da persone in carne ed ossa. E vedeva però che in quel periodo la sua musica stentava ad ingranare, in effetti stava arrivando dall'oltreoceano lo swing, quindi la melodia italiana andava un pochino rimodernata, ripensata. Così si trovò a parlare con un suo famoso collega del tempo, Pippo Barzizza, e gli chiese appunto questo: cosa possiamo fare per rinnovarci? Pippo Barzizza lo guardò e gli disse: e chi lo sa? E se ne andò. Così Gorny Kramer rimase male, ma in realtà gli diede lo spunto per una fantastica idea. Gorny Kramer tornò la sera nel locale e cominciò a scrivere. Gli suonava una melodia in testa. La 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 la. Cominciò a scrivere. E subito fece suonare questa canzone alla sua orchestra la sera stessa. Secondo voi com'è andata? Fu un clamoroso successo. Certo, non c'erano ancora le parole, il testo è stato scritto dopo, e secondo me quando scrissero il testo fecero riferimento proprio a quell'episodio, chissà. Forse, ascoltate le parole. Il titolo? Pippo? Non lo sa. Sarà Barzizza quel Pippo? Ma Kramer non l'ha detto mai, quindi non lo sappiamo, però a pensar male. E Pippo Pippo non lo sa che quando passa ride tutta la città, e le sardine dalle vetrine gli fa mille mossettine, ma lui con grande serietà saluta tutti, fa un inchino e se ne va. Si crede bello come un Apollo e saltella come un pollo, sopra il cappotto porta la giacca e sopra il gilet la camicia, sopra le scarpe porta le calze, non ha il bottone con il l'accidente sui calzoni. Ma Pippo Pippo non lo sa, è serio serio, se ne va per la città. Si crede bello come un Apollo e saltella. Ma Pippo Pippo non lo sa, è serio serio, se ne va per la città. Si crede bello come un Apollo e saltella come un pollo. Ma Pippo Pippo non lo sa, è serio serio, se ne va per la città. Si crede bello come un Apollo e saltella come un pollo, saltella come un pollo, saltella come un pollo, pollo. Grazie. Simpaticissimo brano. E adesso invece andiamo nel 1961, e sì, un omaggio negli anni 60 ad una canzone scritta da Gino Paoli e interpretata da Ornella Vanoni, Senza fine. Fine, tu trascini la nostra vita senza un attimo di respiro per sognare, per poter
senza fine, tu sei un attimo senza fine, non hai. Adesso andiamo un pochino indietro nel tempo. Era il 1955 quando Mimmo Modugno, indimenticabile e indimenticato, veniva molto colpito da una storia di cronaca del tempo. E in questo brano ci ha restituito proprio le immagini di quella storia. Sembra quasi un dipinto. Vecchio frac. È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte e silenziose, un'ultima carrozza cigulando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Sova un uomo in frac, ha il cilindro per cappello, due diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon, avvicina lentamente con incedere elegante all'aspetto trasognato, malinconico ed assente, non si sa da dove viene né dove va, chi mai sarà quell'uomo franco. Bonui, dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va.
giunta ormai l'aurora, si spengono i fanali, si sveglia poco a poco tutta quanta la città. La luna s'è incantata, sorpresa e impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Spadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella luce bianca galleggiando se ne va. Galleggiando dolcemente, lasciandosi cullare, se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare se ne va. Chi mai sarà? Chi mai sarà? Quell'uomo è Frank. Addio. Ad un sogno mai sognato, ad un attimo d'amore che mai più ritornerà. Allora, siamo con Livio Bucci, Abruzzo in miniatura, un lavoro davvero enorme, piccoli lavori, ma una fatica enorme, perché davvero riprodurre minuziosamente tutte le località più belle d'Abruzzo è un compito arduo, però tu ci sei riuscito con passione, tecnica e cuore. Ci sto riuscendo, non so se ci riesco in futuro. Questa è una startup nata più di 20 anni fa per opera di mio suocero Fernando Di Carlo, però lui ha rifatto un po' di monumenti del nostro paese, Bussi sul Tirino, e io da qualche anno sto cercando di... ho preso spunto da questo progetto. Mi sono messo in testa di ricreare l'Abruzzo in miniatura. Qui vediamo una ventina di castelli, ma ce ne ho altri 30 nel mio museo a Bussi sul Tirino. Il progetto è quello di realizzare intorno a 250-300 castelli della nostra regione, visto che la nostra regione è un po' sfortunata per varie vicissitudini. Sto girando in lungo e largo l'Abruzzo, vado nei comuni a farmi dare le planimetrie dei castelli, dei ponti e dei palazzi, delle chiese, in scala, rigorosamente a mano, avvalendomi anche di artisti bravissimi amici, stiamo ricreando l'Abruzzo in miniatura. Speriamo che questo progetto riesca più in là, vediamo un po'. La prima opera di Livio Bucci qual è stata? Proprio riguardante l'Abruzzo in miniatura, e se c'è l'amore di Livio Bucci verso un'opera in particolare, perché prima con i viticoltori appunto chiedevamo il vino preferito, l'opera preferita di Livio Bucci qual è? Allora, l'opera è quella che devo ancora fare e sarà... Domanda e risposta scontata? Sì, perché praticamente io in questo momento sto realizzando Civitella del Tronto, il castello di Ortucchio e il ponte di Flaiano, quello nuovo, che lo realizzerà un mio amico bravissimo che si chiama Massimo Baldassar, un vero artista. È la prima opera che ho fatto, se la vogliamo chiamare opera, è il castello di Pacentro, perché è un castello molto elegante. Diciamo è stato il mio primo amore e l'ho realizzato. Da qui ne ho realizzati una quindicina e poi gli altri li hanno realizzati artisti bravissimi, molto più bravi di me, molti li ha realizzati mio suocero, mio cugino Alessio Bucci ha fatto un bellissimo castello che è quello di Celano, e ormai tanti artisti mi chiamano, hanno sposato questo progetto gratuitamente,
mi aiutano in questo, in questa mission che spero che andrà in porto, perché nel mio progetto c'è la realizzazione di un museo grosso, speriamo, a Pescara, oppure vediamo un po' in qualche località turistica della nostra regione, dove vorremmo realizzare questo museo con all'interno un laboratorio di oreficeria, perché io sono un orafo, scalpellini, pittori e qualche artista che riproduce questi manufatti. Ripeto, ne dobbiamo fare almeno 300, stiamo a quota 40-45, non mi ricordo. Quindi tanta strada da fare. Tantissima, speriamo che ci riusciamo, non lo so. L'ultima, sì. Il sogno nel cassetto, anzi il sogno nel castello di Livio Bucci, qual è? Sarebbe la cosa più bella, il mio sogno sarebbe vedere questi lavori veramente dentro un castello a Bruxelles. In una location accattivante, che naturalmente è inerente alle opere che state costruendo. Immaginiamo un castello bellissimo, in Abruzzo ce ne abbiamo tantissimi, dove realizzeremo questo Abruzzo in miniatura all'interno di un castello. Sarebbe la ciliegina sulla torta. E allora incrociamo le dita e noi naturalmente con le nostre telecamere veicoleremo il messaggio, e poi chissà, qualche amministrazione comunale attratta da quest'idea potrebbe ospitarvi all'interno di questa meravigliosa location. Se mi posso permettere, farebbe la fortuna a livello turistico, a livello didattico e a livello imprenditoriale di questa regione, che ne ha veramente tanto bisogno. Una canzone davvero davvero indimenticabile. Vi è mai capitato di avere un sassolino nella scarpa? Sì, a tutti, ma quanto è fastidioso. Eppure nel 1943, pensate, hanno dedicato una canzone proprio a questo argomento. Ho un sassolino nella scarpa, ai... Un sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai. Vado a piede in su, lo batto in giù, e giro mi rigiro, sembro Belzebù. E conto le stelle ad una, ai, cerco sorridere alla luna, ai. Provo a fischiettare da cantare, ma quel sassolino mi fa sempre male. Piano piano devo camminare, faccio un passo poi mi devo fermare. Sassolino piccolino che sei qui, sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai. Batto il piede in su, lo batto in giù, e giro mi rigiro, sembro Belzebù. Sassolino nella scarpa, ai, che mi fa tanto tanto male, ai. Batto piede in su, lo batto in giù, giro mi rigiro, sembro Belzebù, Belzebù. Adesso servono pochissime parole, una cantante meravigliosa che ci fa pensare subito alla Francia, Edith Piaf, ma in realtà c'è un legame con l'Italia, sua madre era di Livorno e quindi c'è anche un po' della nostra Italia in lei. Ho scelto il suo brano
più famoso, La Vie Rose 1946. Vas-y qui font pas à la main, un riz qui sont pas sous sa bouche, voilà les potres sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle et tu vas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Grazie mille. Andrea, cara la mia Andrea, riprendi fiato, trova i fogli, ritrova il sentiero del borgo. Eccomi. Io ritrovo il mio partner di questa serata, si è fermato, ha assaggiato tutto quello che si poteva assaggiare. Ho approfittato. Hai qualcuno che però ho lavorato, Andrea. Bene, ho lavorato e nelle pause naturalmente ho assaggiato le bontà di Colonnella, non solo il vino perché devo dire che anche la cucina di Colonnella è favolosa. Quindi l'appuntamento a noi per quello che riguarda me e te lo chiudiamo qui, grazie a voi che siete stati con noi su Rete 8, naturalmente Andrea e la musica dei Borghi continuano a farci compagnia. Io volevo ricordare l'appuntamento di domani sera perché dalle 21.30 saremo di nuovo qui. Ci sarà anche una serie di ospiti, musica, divertimento, esplorazione del gusto ovviamente, e ci sarà anche il momento dedicato a Chef in Cucina con Jennifer Di Vincenzo. Eh sì, una serata piena quella di domani, con uno sguardo verso il cielo. Domani è San Lorenzo, quindi pronti a fare gli auguri ovviamente. Me li aspetto in diretta naturalmente, prima da te e poi dagli altri. Va bene, io lo faccio anche prima di accendere le telecamere e soprattutto segnatevi, se ce ne fosse bisogno, i desideri più importanti. Attenzione però, perché quello che desiderate potrebbe davvero avverarsi, quindi occhio. Buonanotte a tutti, a domani. Ciao.